e che è costretta a vivere una vita di odio e di rabbia. E la lettura verrà accompagnata da immagini che abbiamo ritenuto fossero significative e da un sottofondo musicale di Philip Glass, il tutto montato da Giuseppe. Grazie per l'attenzione e buon ascolto. Tu devi vivere. Per te, minuscola creatura senza nome, venuta al mondo sotto un cielo di pioggia, su un materasso di fango. Ma anche per noi, che ti guardiamo intenerite e ipocriti, disposti a piangerti morto e però non disposti ad accoglierti vivo. Sei l'ennesimo, un numero di troppo, in una somma con tanti zeri. Se l'acqua con cui ti hanno lavato non sarà stata troppo fredda, se i microbi e i batteri che proliferano nella fetida melma pestata da scarpe esauste non infetteranno la ferita del cordone ombelicale, allora anche per noi ci sarà perdono. Un giorno saprai dove, come e perché ti è stato tolto tutto, anche il diritto di appartenere nei tuoi primi istanti a chi ti ha generato. Invece il mondo intero ti ha visto nudo, inerme, poco più grande della mano che ti sostiene. Se resterai in questo continente, ci incontrerai a scuola, all'università, al lavoro, e non potrai non chiederti dove eravamo, mentre tua madre incinta attraversava il mare bellissimo in cui noi ci facevamo il bagno, o camminava sotto la pioggia ai margini di una strada che non doveva condurre a nulla. E perché nessuno le ha trovato un tetto o un letto, nemmeno lei, che degli ultimi era nella condizione di essere l'ultima. Guardando il genitore di un tuo compagno o il tuo datore di lavoro, ti chiederai se è stato tra quelli che ritenevano tua madre una minaccia alla sua identità, alla sua religione o alla sua opulenza. Sei stato uno di quelli che distingueva i suoi bisogni in base alla presunta sicurezza della regione da cui era partita e classificava i suoi compagni di viaggio tra aventi diritto e non aventi. O sei stato invece uno di quelli che ti hanno aiutato dandole qualcosa da mangiare o un passaggio o anche solo la tenda in cui sei nato, che in verità costa molto poco, sai, e i giovani di questo continente non la usano più nemmeno per andare in vacanza. Misero aiuto, potrei pensare, perché ciò che mia madre chiedeva non era cibo né tenda, benché ovviamente avessi bisogno anche di quelli, ma era ciò che voi considerate tutto, la dignità di essere riconosciuta come un essere umano e il diritto di sognare un futuro per sé e per te, che poi è l'unica ragione che muove il mondo e lo rinnova. Forse ti diranno che tanti anni fa l'Europa era un campo di rovine, dopo una guerra peggiore o identica a quella da cui sono scappati i tuoi, ricordandosi di non aver accolto neanche un profugo, di aver lasciato affondare le barche che trasportavano un popolo condannato a morte, giurando che lo scandalo non si sarebbe ripetuto. Gli uomini che dovevano governare il nuovo mondo compilarono nobili costituzioni e firmarono trattati impegnativi. Nel 1951 la Convenzione di Ginevra ha sancito che nessuno Stato che l'ha sottoscritta può espellere o respingere in qualunque maniera un rifugiato alle frontiere di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbe minacciata. Infatti non hanno espulso tua madre né te, ma non vi hanno neppure accolti. Siete lì, entrambi, di tuo padre non so nulla. Sospesi nel bozzolo umido e primordiali di una tenda. Vi hanno fermato, come si ferma provvisoriamente un fiume, costruendo una diga che allaga i campi tutti intorno. Ma come tutti sanno, l'acqua trova sempre una strada. Tu l'hai trovata. Se un giorno in Germania, in Svezia, in Danimarca mi incontrerai, chiedimi dov'ero il 12 marzo del 2016. Ti ho visto nascere, ti dirò, ti ho augurato di vivere. Ho scritto di te. Tu mi dirai, non era abbastanza. Ma ci vorranno anni e io ho ancora modo di dimostrarti che ti considero più prezioso della plastica che ti circonda. Che sei tu, il futuro mio
e dell'Unione di Nazioni e Popoli di cui vorrei essere orgogliosa di fare parte, di dimostrarti che ti ho riconosciuto. Kamal, 10 anni, si addormentava nel profilo del sole, il cuore in riposo sui sassi, le mani a stringere aquiloni di seta, un fiore d'amaranto lucente, lassù in quel fosso dove non cresceva più il grano. Kamal, 10 anni, si nascondeva come una talpa in trincea, sognava cibi speziati di curcuma e zenzero, un usignolo, un fulgore di fragole, l'esatta misura del passo quando camminava col mitra posato sul petto, sentendosi uomo mentre era soltanto un bambino. Kamal, 10 anni, combatteva una guerra già persa, ad ogni sparo bucava una stella, macchiava col sangue fili d'erba ed amore, un candido vestito di bimbe promesse già spose. Kamal, 10 anni, respirava ogni giorno la morte, abitava una casa di sabbia e di nebbia e sentiva solo parole di odio, di rabbia, nella sua bocca diventata ormai muta, sui suoi piedi immobili segnati dal vento, da un crudo inverno di foglie ingiallite. Kamal, 10 anni, appeso alla bici tra le vampe ed il calore di bombe e di mine, aspettava che arrivasse bianca la neve ed in silenzio, prima di essere nuvola, sognava bianchi gli aironi, in volo planato tra lontani di lecci. Kamal, 10 anni. Passiamo la parola al consiglio comunale dei ragazzi di Zocca. Prima viene consegnata al CCR di Castelvetro da parte sempre della professoressa Balli la chiavetta con all'interno tutto il materiale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e la targa a ricordo di questa giornata. Sono ancora loro che ricevono. Passiamo la parola al consiglio comunale dei ragazzi di Zocca. Non ci sono? No, c'è anche la fascia qui. Buongiorno a tutti, sono Martina, il sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Zocca. Il mio incarico è ormai giunto al termine, per questo insieme ai miei colleghi abbiamo pensato di presentarvi un progetto svolto dai ragazzi più piccoli, che il prossimo anno potranno portare avanti proposte e idee per rappresentare al meglio la nostra scuola. È difficile diventare una guida, chiese Tommy con aria indifferente. Molto difficile. Ci vuole coraggio, cuore e cervello. E ci vogliono. Bisogna imparare tante cose. A leggere, a scrivere, a suonare il banjo. A orientarsi, a fingere, a danneggiare il vento e la pioggia. A travestirsi, a diventare lupo e serpente. Tante cose. Ma soprattutto bisogna imparare una cosa, senza le quale tutto il resto vale niente. Quale? Che la libertà vale più della tua vita? Anche la libertà degli altri? E non credere che sia facile, uomo. No, non è facile. Ti verranno i dubbi ogni giorno. E allora pensi, perché proprio io? Perché proprio tu? Chiese papà. Oh, uomo, disse Peleg Joe, come faccio a risponderti? Io non so fare discorsi difficili. Io sono un uomo semplice. Penso a tutti quelli che soffrono in catene. Non so cos'altro dirti, penso a tutti quelli che domani assaggeranno la frusta, allora prendo il mio sacco e vado. E non hai paura? Chiese Tommy. Paura, tutte le volte puoi esserne certo. Ma allora niente. Sai cosa dice Harriet? Dice, io non ho mai lasciato indietro nessuno.
scrivetelo sulla mia tomba. Dice, quando verrà il momento, io non ho mai lasciato indietro nessuno. Tommy, il protagonista di Oh Freedom, romanzo di Francesco D'Adamo, è un ragazzino della nostra età che vive in schiavitù nelle piantagioni dell'America del Sud, nel 1850. Un giorno incontra una guida, Peg Leg Joe, che lo condurrà in un appassionante viaggio verso la libertà, insegnandogli a diventare una guida per gli altri schiavi. Il nostro viaggio sulla libertà è racchiuso nelle parole di una canzone che abbiamo composto con l'aiuto dei nostri insegnanti e dei maestri della scuola di musica Massimo Riva. La libertà è un bambino che corre, con i piedi di nuvole e i capelli di cielo, squarcia il velo in fuga per la felicità. Buon ascolto. Viene ora consegnato ai ragazzi del CCR di Zocca la targa a ricordo di questa giornata e la chiavetta con l'inno del CCR dell'Unione e il materiale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
Passiamo ora la parola ai rappresentanti del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Guiglia. Noi siamo i consiglieri di Guiglia e siamo qui per rappresentare il nostro piccolo paese e per mostrarvi i nostri pensieri sulla Carta dei diritti del fanciullo.